Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Come vedete ho cambiato sfondo perché sono un po' così, ormai lo sapete, penso, mi piace abbastanza spesso cambiare un po' la mia cameretta, la mia postazione creativa e quindi ho scelto un rosa abbastanza chiaro e siamo ancora qui con una nuova agenda, ebbene sì, non sono matta. Ma praticamente mi sta crescendo la voglia e il desiderio di avere sempre più agende per ogni cosa che devo organizzare nella mia testa. Questa agendina l'ho trovata ai cinesi per soli 3 euro ed è carinissima, praticamente con gli anelli fatti in questo modo. Nella di dietro c'è tutti questi gufetti qui e l'elastichino e dentro ha i fogli a righe, così. E praticamente a me serviva un'agenda per avere una sezione a parte, appunto, quindi volevo un'agenda a parte per quanto riguarda il mondo, insomma, della cosmesi e quindi magari anche il mondo dei capelli, e il mondo appunto delle creme corpo, del make-up. E volevo quindi un'agenda in particolare per queste cose qui, per non avere un'altra sezione, quindi per andare ancora di più a far diventare più grande l'agenda che già possiedo, che conoscete tutti quanti, che è quella grigia. Quindi oggi insieme a voi voglio organizzare questa agenda. Io ho già iniziato a scrivere qualcosina perché appunto mi ero segnata qualcosina che magari trovo quando giro su Facebook o su Pinterest e appunto dei consigli per i capelli secchi, perché io ho i capelli secchi, e delle maschere fatte a casa appunto per curare i capelli secchi. Ho in mente quindi di creare delle sezioni particolari fatte apposta per quello che mi serve su questa agenda e le ho create appunto al computer e vi ho già fatto un video a parte su come faccio il refill delle varie agende e quindi vi lascio qui dove c'è la i il video in cui vi parlo e vi spiego come realizzo io refill, è la stessa identica cosa. Quindi mettiamo un attimo da parte l'agenda e vi faccio vedere i divisori che ho già realizzato in base appunto alle esigenze che avevo e sono questi divisori qui, ve li mostro man mano, sono tutte delle immagini che ho trovato su Pinterest, sapete che ormai uso praticamente Pinterest per fare queste cose qui, e quindi abbiamo questa che è la copertina iniziale e quindi anche poi dietro avremo la parte appunto delle info personali. Poi abbiamo la prima sezione che è quella dei capelli, vediamo qui una signorina che si sta specchiando perché è dal parrucchiere. E dietro abbiamo queste varie acconciature che a me piacciono tantissimo, un po' appunto sul disegno, sul cartone animato. Poi abbiamo questa qui che è la sezione make up e quindi abbiamo appunto questa signorina che si trucca con l'oro qui. E poi dietro semplicemente un foglio bianco con dei pallini dorati. Poi abbiamo una sezione skin care e in particolare appunto tutte quante le creme corpo e le creme appunto per il viso. E nella parte di dietro appunto queste goccioline un po' per stare appunto a rappresentare quella che è la routine magari del struccaggio o magari la routine del prima di andare insomma con i ragazzi. E poi abbiamo una sezione a parte completamente che è la sezione shopping e quindi voglio inserire nelle varie sempre sottocategorie quello che devo comprare, quindi abbiamo questa immagine qui con tutte quante le buste e magari lei che si è stancata di fare shopping e beve un bel bicchiere rosso di champagne. E dietro abbiamo questa immagine che sinceramente non c'entra molto con lo shopping ma che adoro, ho sempre adorato su Pinterest, ogni volta che la trovavo, ogni volta che la vedevo mi dava un po' l'idea di ragazza alla moda. E quindi poi abbiamo la sezione appunto sotto categorie dello shopping e quindi abbigliamento, questa immagine di questa donna che sta provando i vari vestiti. E dietro ho fatto un foglio quadrettato perché voglio scrivere i vari siti da cui compro online, magari a volte, o anche i negozi che trovo in giro insomma per la città, e voglio scrivere magari poi dove si trova, magari le spese di spedizione, quanto tempo ci mette per arrivare il pacco e tutte queste cose, perché io compro abbastanza online specialmente da Zalando e quindi mi piace appunto segnarmi tutti quanti i siti che conosco. Poi abbiamo una sezione capelli, diciamo che c'è questa signorina qua che si sta concedendo degli attimi di relax e appunto anche in questo caso dietro abbiamo il foglio quadrettato. Poi abbiamo la categoria make up e quindi in questo caso andrò appunto ad inserire quello che mi interessa comprare, che mi serve, che è quasi finito. E l'ultimo è la pagina dedicata alla skin care e quindi appunto a
alle creme per il corpo e le creme per il viso, e anche in questo caso abbiamo il foglio quadrettato. Come vi ho detto prima, vi lascio giù nell'info box il file con il divisore che ho realizzato, sia in PDF che in Publisher. L'unico problema che vi dico già adesso, potrete modificare la grandezza del formato. L'unico problema forse lo avrete per le scritte, che forse non avete perché io ho scaricato da altri siti e quindi sinceramente non ricordo neanche io quali sono, però dovrebbe comparirvi una volta che aprite il programma il carattere che manca, quindi potrete andare a modificarlo come volete voi, oppure potete scaricare questo carattere da un altro sito online tranquillamente. E ok, quindi andiamo subito a inserire questi divisori nell'agenda, così poi iniziamo ad inserire anche altre cose che ho scaricato. E quindi niente, vi lascio alla visione della sistemazione dell'agenda. E quindi niente, ecco qui, praticamente l'agenda finalmente ha preso forma. E come vi ho detto anche prima, avevo già iniziato a scrivere qualcosina per i capelli e ho iniziato anche a stampare e ad inserire altre foto e immagini che ho trovato su Pinterest, con i vari magari tutorial per quanto riguarda i capelli, oppure per quanto riguarda il make up, le varie fasi del trucco, e le ho sempre modificate e sistemate in base alla dimensione. Siccome molti di voi spesso mi chiedono come faccio a stampare fronte retro e a poi di inserire questi fogli nell'agenda, se volete vi faccio tutorial a parte su questa fase qui dell'agenda, della sistemazione dell'agenda, fatemelo sapere giù nei commenti e io vi farò un tutorial a parte. E quindi niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, se è così lasciatemi tanti mi piace e iscrivetevi al canale per non perdere tutti quanti gli altri video, e soprattutto sono molto interessata a vedere le vostre agende e se avete magari utilizzato questo metodo per crearvi un'agenda personale. Mi farebbe piacere se mi mandaste delle foto tramite Instagram o magari anche tramite Facebook, così magari le più belle le inserisco poi alla fine del prossimo video dedicato all'agenda sul mio canale. Io vi ringrazio come sempre, vi mando un grosso bacio, vi saluto e noi ci vediamo giovedì con un altro video. Ciao!